giorno. Lei nel corso della sua vita politica ha avuto modo di seguire questo importante settore fondamentale per la tutela della salute? Guardi, allora io partirei dal punto che la mia esperienza politica è abbastanza limitata, nel senso che avendo 34 anni questa è la mia prima esperienza di governo nel contesto della Repubblica Sammarinese, però credo che l'importanza del settore abbia meritato interesse e approfondimenti anche prima di un impegno istituzionale politico in prima linea. Quindi la risposta è sì, in modo particolare nel ruolo, perché veniamo comunque tutti da un momento difficile in cui questo settore, che era già importante prima della pandemia, poi è diventato fondamentale. Ci ha anche un po' messo davanti la pandemia ad alcuni limiti che avevamo, no? nel non essere pronti a fronteggiare crisi come quella che abbiamo superato in questo momento, drammatica, ma nello stesso tempo credo che sia anche stato un momento in cui c'è stata l'occasione veramente di mettere a frutto le conoscenze, di fare sinergia, di fare squadra e che quindi poi arrivano ai risultati. Quindi oggi essere un elemento come questo, dove tutta la filiera del farmaco, perché insomma non è solo l'aspetto chimico ma anche tutta l'industria, credo che sia bello perché rappresenta anche forse una filosofia di come affrontare il futuro, con il dialogo, la sinergia e la capacità veramente di trovare le soluzioni mettendo a frutto tutte le competenze che abbiamo, che avete in territorio italiano, che abbiamo nella Repubblica di San Marino, ma in generale per il mondo, per cui sono quelle sfide, anche quelle che ci attendono, che non coinvolgono un paese specifico, ma e neanche solo un continente, ma probabilmente questo pianeta. E invece per quanto riguarda l'ambito delle misure PNRR e soprattutto il beneficio della Life Sciences, e lo Stato di San Marino che ruolo riveste? Allora, nell'ambito del PNRR San Marino non ha un ruolo specifico, perché San Marino, pur essendo geograficamente all'interno dell'Italia, quindi nel cuore dell'Europa, ancora oggi non è stato membro dell'Unione Europea. Ad oggi un tavolo di negoziato con l'Unione Europea per un'associazione e una maggiore integrazione quindi con l'Europa e col mercato europeo. Credo in ogni caso che questo momento trasformativo e evolutivo del contesto internazionale dia la possibilità anche a un piccolo paese come la Repubblica di San Marino di trovare una propria collocazione, quindi di pensare e ridisegnare una propria identità economica dove il settore sanitario dell'industria farmaceutica sanitaria potrà avere un ruolo rilevante, perché non molti sanno che all'interno dei nostri confini, in un territorio piccolo di 61 km quadrati, abbiamo comunque una struttura ospedaliera autonoma, abbiamo un'università. Quindi anche il metodo di lavoro del PNRR, che ha una missione, una misura dedicata alla sanità, ma neanche una legata alla digitalizzazione, all'innovazione, ecco, penso che quello possa essere il nostro contributo, cioè creare un contesto in cui fare innovazione sia magari più semplice, e su questo potremmo trovare probabilmente anche una sinergia strategica con il territorio italiano, perché si pensi al fatto che ad esempio internamente riusciamo a produrre testi di legge in tempi piuttosto veloci, quindi con procedure di urgenza anche in un mese, ma generalmente in 3, 4, 5 mesi è possibile far diventare una proposta di legge effettiva. E quindi pensate questo cosa può voler dire studiando norme competitive sulla ricerca, norme competitive sul settore e creare un contesto dove non solo è facile fare teoria ma anche testare in pratica delle soluzioni, perché siamo piccoli ma particolarmente variegati, e quindi mettere a servizio questo sistema, questo contesto di contesti più ampi può essere forse il ruolo ideale per un piccolo paese in un contesto internazionale dove ovviamente l'essere piccoli a volte non aiuta, solo però se non si trova la collocazione precisa. Questa potrebbe essere una per la Repubblica, quindi l'aspetto dell'alto valore aggiunto. Certo. E quindi ricollegandomi a quello che mi ha appena detto, che tipo di opportunità secondo lei hanno le imprese farmaceutiche e biotech nel collaborare con lo Stato di San Marino? Credo che già oggi il nostro contesto offra delle opportunità dal punto di vista amministrativo e anche fiscale. Oggi la fiscalità non è l'unica leva, perché probabilmente c'è necessità di velocità, c'è necessità di norme chiare, di sburocratizzazione anche dei processi, però
Credo che anche quello possa essere una cosa interessante. Esiste un percorso, ad esempio, dedicato alle imprese ad alto contenuto tecnologico all'interno della Repubblica, che prevede un accompagnamento sia nella fase di start-up che di evoluzione, seguita da un percorso anche di fiscalità ridotta, quindi competitiva, ma anche l'opportunità di, ripeto, in un contesto semplice in cui operare, avere poi un grande documento sul mondo, perché comunque la Repubblica ha accordi con oltre 190 paesi, fa parte dell'ONU e degli organismi internazionali, fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come dei contesti, ne cito uno che nel settore farmaceutico che certamente sia interessante, che è quello dei marchi brevetti. Facciamo parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Si stanno sviluppando percorsi e norme competitive nel settore della brevettazione, della certificazione, quindi anche processi più veloci di certificazione dei prodotti, senza ovviamente tralasciare l'importanza della sicurezza e della qualità, però il contesto piccolo garantisce una velocità operativa che probabilmente in settori come questi e come in altri può fare la differenza. Il tutto in un contesto perfettamente integrato, comunque integrato con il mercato europeo e del continente europeo. Quindi credo che possa essere una cosa interessante, di un valore aggiunto, anche per vicinanza di lingua, per vicinanza di tradizioni anche culturali, avere insomma un piccolo piede, un punto di contatto con la Repubblica. Questo magari è poco conosciuto a volte, ma potrebbe rappresentare in un'ottica non di concorrenza sleale, ma di competitività, di sinergia anche con il territorio italiano, un elemento di particolare interesse. Magari a volte non viene neanche preso in considerazione, dovremmo essere bravi per presentarlo adeguatamente. Invece, per quanto riguarda la politica industriale che prevede gli incentivi nell'industria 4.0, lo Stato di San Marino in che posizione si colloca? Questa è una domanda che ha una risposta molto simile a quella precedente, nel senso che anche l'industria 4.0 ovviamente è di una politica che comunque viene dalla politica europea con fondi miliardari che garantiscono il supporto delle aziende con incentivi anche a fondo perduto. Ecco, la Repubblica questo oggi ha difficoltà a garantirlo, perché ovviamente non potendo accedere alle risorse europee, qualsiasi intervento anche nel nostro piccolo prevede un investimento milionario. Quindi non che questo ci porti a non avere attenzione rispetto all'industria 4.0, si stanno cercando di creare degli incentivi e dei meccanismi di premialità nelle sinergie pubblico-privato per poter garantire un'evoluzione in questo senso. Vero è che la presentazione di una visione di paese, una Repubblica aperta all'esterno, che ha l'ambizione di diventare un hub tecnologico nel cuore dell'Europa, sta attirando grandi realtà. Ne posso citare una tra tutti, come quella di Amazon Web Service, per esempio, e quindi con l'aiuto di partner di quella portata, con investimenti diretti sul territorio, avremo probabilmente l'occasione di mettere a servizio anche delle nostre imprese dei supporti che però non vengono magari direttamente dallo Stato, ma da quella capacità di sinergia tra imprese che poi possa portare ad un'evoluzione. Però trovo che sia la parte più importante dell'industria che ci attende anche rispetto alle sfide. Le sfide sull'efficientamento energetico, sull'innovazione, sull'automazione, credo che siano fondamentali e centrali. Quindi inevitabilmente dovranno essere supportate da attenzionate. Ecco, anche in questo un rapporto sinergico con la vicina Italia, con le sue istituzioni, potrebbe rappresentare un aspetto interessante. Va bene, io la ringrazio per la sua disponibilità e la chiarezza che mi ha risposto a queste domande. Io lascio quindi la parola agli esperti del mestiere, in modo tale da potervi confrontare, come abbiamo appena detto. Grazie mille. Grazie infinite a voi. Grazie.